facendo Fanta Lupin. mi piace provare la porcata italiana. Vai, vai, vai. Figure se non deve speculare, figurate. Ci hanno già provato e non ci sono riusciti. Benissimo. Ancora non è arrivato Lupin. Non funzionava sto gioco. Questo sa malapena andare su Start Windows. Mi ammalo io. Vai, ho finito campione d'or di Prato Fiorito. Non ho paura di niente. Ma ci credevi solo tu a quel personaggio. Mangia castagne. Credevi solo tu a quel personaggio. Sto pupazzo. È così. Calma. Guarda la policy. Guarda qua quel boss. Meno male che c'è la roba dub che copre le nostre parole di lamentele. Le nostre lamentele quotidiane. Eccoci qua. Qua al nostro purgatorio. Signori, bentornati all'angolo dei nonni. Bentornati all'angolo dei nonni. Noi abbiamo tutto qua davanti. Abbiamo la nostra scaletta, i nostri 7 iPad. Abbiamo il nostro caffè. E oggi siamo alla seconda puntata della settimana che della nostra Crypto Week. Quindi una Crypto Week iniziata col botto. Iniziata, guarda. Cosa vuol dire la Crypto Week? La Crypto Week, iniziata con il botto. Federico, ci spieghi che cos'è la Crypto Week per gli spettatori che si sono connessi solo in questo momento? Certo. A parte che non sei l'unico Federico in questa stanza, noi stavamo parlando con Federico Meli. Federico, che come tra stai? Poco farà il suo esordio. Tanto è entrato il nostro che ha deciso di rovinare un quinquennale. Così, vabbè, non importa, dici Garella. Allora, questa Crypto Week, appunto una settimana, in cui parleremo solo di argomenti relativi al mondo delle cripto e della blockchain più in generale, quindi tutto sull'NFT, sul multiverso, eccetera. E questa settimana culminerà sabato sera con una live alle 19, quindi una live serale, invece che alle 11 del mattino. Per noi nonni. Esatto. Sarà vero, sarebbe alle 9. Una settimana davvero, ciao Junior Lele, una settimana veramente interessante. Devo dire che io, allora, faccio un così, volevo dire una cosa perché io e Antonio ne stavamo parlando prima della live. Rimango piuttosto scettico sul mondo criptovalute, devo dire, dopo la puntata di ieri. Sono ancora più scettico, però... sicuramente una delle cose che più mi è rimasta impressa è quanto effettivamente sta diventando pregnante, interessante comprendere meglio il meccanismo della blockchain, che in effetti è ancora un po' da comprendere, secondo me, almeno per me, ovviamente. Invece Antonio mi sembrava bello convinto, a fine puntata voleva buttare tutti i suoi soldi. Ha cambiato idea. Tutti e 10 euro. Ha cambiato idea perché perché volevo mettere 10 euro, vedere a fine puntata che non avevo 2, dicevo ok, basta. Guarda, esattamente come se avessi messo 10 dollari in borsa negli anni 80, succedeva niente. Quei 10 dollari diventavano 15. E infatti sono ancora nelle mie saccocce, ancora belli in carta che posso toccarli. Che me li ha dati la signora del terzo piano, senza fattura. No, sì, posso dire. Io sono un fautore del lavoro libero. Io lavoro, non è che li rubo, lavoro e me li danno, cioè non faccio niente di male. Fermate Antonio. Mamma mia, Equitalia. Fermate Antonio, per cortesia. Salutiamo la nostra regia, Andrea Fantini, Manuel Mosso. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Urlerò finché ho i capelli in testa, manca poco. Salutiamo la nostra chat, salutiamo il nostro autore. Eccolo in angolo CERN, certo. Ecco il nostro autore che si palesa finalmente. Bene, io direi che oggi, Federico, torniamo su di te perché vorrei capire... effettivamente di che cosa andremo a comunque parlare. Comunque lui è straferrato di ste robe. Allora, e questo mi fa capire che mi terrò la carta moneta. Che Garella comunque... Garella ieri quando sono andato via, l'ho visto che conduceva la puntata insieme a te, devo dire che mi è piaciuto comunque. È forte. Spaccare, bravo. Va bene, allora Federico, di che cosa parliamo con esattezza oggi? Allora, oggi parliamo con i ragazzi di Futura Law Firm, quindi un gruppo, poi ci spiegheranno meglio loro, di avvocati che si occupano di nuove tecnologie, in particolare della blockchain e degli NFT, e quindi vogliamo un po' capire anche sul lato videogiochi, visto che loro sono molto ferrati su questo, come funziona appunto questo tipo di videogiochi play to earn che ti fanno guadagnare giocando, quindi come funziona tramite gli NFT. Se allunghi ancora un po' la presentazione a Federico cadono le mani. Sì, pensavo di andare avanti ancora una decina di minuti. Non puoi mettere il cavalletto, stavi tremando. Va bene, io ma non importa. Fare un triathlon nel frattempo. Va bene, allora io direi che lasciamo presentare gli ospiti, sempre se ci sono, quindi andiamo a sentire il fumo, sentiamo Giovanni. Oh, incredibile. Ce l'ha fatta Giovanni, un applauso spontaneo. No raga, c'era Mirko. Scusa, c'era Mirko. Ho sentito l'applauso adesso, andato, vabbè, dopo presentiamo Mirko, gli ospiti. Ma in piedi male, non c'è le cuffie.
Un applauso ai nostri ospiti. Sì, mettere le segnaletiche a terra. Signori, benvenuti, prego, accomodatevi le postazioni. Allora, intanto grazie per essere qua. Grazie. Saluto ancora Mirko perché me lo sono perso prima. Ciao Mircone, grazie anche a te per essere qui. Ragazzi, allora, tornando su di voi, come state intanto? Bene, grazie a voi. Benissimo, molto bene. Ci avete portato dei gianduri. Li ho voluti mettere qua, questo in onore di un altro nostro ospite. Sì. Che sì, sì, effettivamente, Anas, che ci ha introdotto. Che salutiamo, giusto, esatto, salutiamo. Sì, sì, esatto. Quindi esatto, abbiamo dei gianduiotti. Allora, scegliamo a questo punto, ce lo teniamo lì, poi vediamo se alla fine scegli. Riusciamo? Aspetta, faccio io. Che ho capito come si fa. Non è che siamo cintura nera di gianduiotto indoor. Poi prendo questo. Sappiamo mangiarne sei contemporaneamente. Io scelgo la fila proprio. Allora, vai. Ci vuole veramente. È complesso, è complesso. Sì, sì. Ecco qua, grazie. Ok, Antonio, tu? Ma cosa stai facendo? Ma perché? Vabbè, l'hai scelto tu per noi due, va bene. Rosso e nero, benissimo. Allora, ragazzi. Ah, no, mangiavo dopo. Sì, sì. Chiuso da lì. Allora, presentatevi, diteci un po' che cosa fate, che cosa, qual è il vostro ambito principale, poi svisceriamo, sì, i vari argomenti. Ma allora, io sono Raffaele Battaglini, sono un avvocato, Luigi Cantisani è avvocato anche lui, lavoriamo insieme, facciamo parte dello studio Futura. Noi in particolare ci occupiamo, anche insieme a altri colleghi, Santiago, Selena, Amedeo, ci occupiamo di nuove tecnologie, essenzialmente. Okay. Quindi seguiamo diversi progetti in ambito blockchain, criptovalute, applicazioni anche di non fungible token e anche altre nuove tecnologie come intelligenza artificiale. E poi abbiamo un'altra anima nello studio che si occupa invece di sostenibilità e di impatto sociale. Infatti noi, diciamo, dal punto di vista formale, siamo una società tra avvocati a responsabilità limitata, società benefit. Okay. Quindi abbiamo comunque voluto rappresentare in maniera formale il fatto di voler portare avanti un metodo di lavoro che sia coerente con un impatto positivo rispetto ai vari al territorio, ai cosiddetti stakeholder che con cui abbiamo dei rapporti nella nostra attività professionale. Chiarissimo. Io vedo loro così posati, precisi, e penso quanto tempo perso nella vita. No, ma allora... cioè, quante cose avete... Quante posso chiedervi quanti anni avete voi? Io ne ho compiuti 40 quest'anno. Ok. Sì. 32. Ok, tu c'hai okay. Cioè, la nostra età, quindi okay. In realtà... Ok, siamo perso. Adesso vediamo lui che ha la nostra età. Ok, invece... Vai. Ma guarda, io in realtà ho perso un sacco di tempo. Bellissimo. Nella vita. Credevo di stare perdendo un sacco di tempo, perché alla fine... Sì, sono sempre stato dentro al mondo del diritto, mi è sempre piaciuto studiarlo, capirne le complessità e come può essere utilizzato, no? Per disciplinare la realtà o anche risolvere problemi, ma alla fine ho sempre coltivato in parallelo un sacco di altre passioni, certo. Musica, videogiochi, un po' tutto quello che gravita intorno alla cultura nerd. E devo dire, alla fine mi sta ritornando utile. Perché... Hai unito i puntini. Esatto, ho unito okay. I puntini e sostanzialmente adesso... Mi occupo di questioni giuridiche che vertono su quelle cose, ci occupiamo di questioni giuridiche che vertono su queste cose e direi che un po' tutti in Futura stanno riuscendo a coniugare diritto, quindi professione, con passioni personali. Come funziona, cioè qual è la differenza con uno studio legale? Io sono abituato ancora a immaginare il mondo legale diviso tra civile e penale, fine, sì, certo, e vado certo. Poco oltre. Sì. Com'è la vostra realtà, come effettivamente cambia le carte in tavola, cioè nel mondo della giurisprudenza? Ma guarda, così come il mondo si complica, si evolve, cambia, sì. Anche le professioni devono cambiare, certo. No? E quindi anche gli avvocati stanno pian piano cercando di adattarsi, c'è chi lo sta facendo già, c'è chi ci sta provando, c'è chi lo farà. Noi diciamo abbiamo cercato di intercettare quelli che sono dei trend interessanti che si coniugassero con le nostre passioni. Certo. Io per esempio sono sempre stato appassionato di informatica, allora sì che ho un'esperienza diciamo di societario, però ho deciso di applicarla sulle nuove tecnologie. Chiaro. Quindi sul mondo delle startup e digitale. Con Luigi ci stiamo spostando anche sul mondo dei videogiochi, e con Santiago stiamo spostando sul mondo dell'arte, uh-huh. Stiamo portando avanti anche le iniziative di legal design, quindi cercare di comunicare anche in un modo diverso. E con
e Manuela Di Sabato e Marco Cassinera stiamo cercando di portare avanti tutto il tema invece della sostenibilità, dell'impatto sociale, insomma dei criteri ESG che ormai si sentono sempre di più, perché diciamo così come le esigenze di business cambiano, noi seguiamo società essenzialmente, allora anche le competenze giuridiche si devono specializzare per poter rispondere a queste esigenze nuove. Certo. E diciamo, noi abbiamo cercato, oltre ad individuare queste due verticali, anche di usare una forma giuridica che è la società tra avvocati. In base alle mie ricerche ne esistono 50 in tutta Italia, diciamo il modello tipico è quello dello studio associato, okay, o dell'avvocato singolo. Di società tra avvocati mi risulta che ce ne siano circa 50 in Italia, e abbiamo voluto appunto agganciare il concetto della società benefit, che è un sottotipo di società che è stato introdotto nel 2016, ma ci arriva dagli Stati Uniti, dove è stato introdotto nel 2012, e in base alle nostre ricerche in tutta Italia esistono 4 società tra avvocati che sono anche benefit. Ok. Quindi diciamo cerchiamo di portare... Cerchiamo di portare un po' di innovazione nel mondo legale, sotto vari punti di vista. Chiaro. E ieri noi abbiamo parlato con un ragazzo che appunto si destreggia molto bene in questi investimenti su criptovalute, Bitcoin, eccetera, eccetera. E lui ovviamente parlava con una semplicità che a me ha un po' stranito, perché è oggettivamente un mondo che io non conosco. E appunto parlava di trasferimenti di denaro altissimi senza tipo di commissioni, piuttosto che senza alcun tipo di attuale giurisdizione, cioè nel senso, mm-hmm, diciamo, facendo così io posso spostare domani, mm-hmm, se lì ho $100,000, eccetera. Mm-hmm. Però ovviamente se uno lo fa per le vie più tradizionali, superati voi 2000 euro, iniziano a farti 1,5 miliardi di controlli. A che punto è la legge, cioè visto che abbiamo voi che vi occupate appunto anche di questo aspetto, cioè a che punto è la legge rispetto a questo tipo di possibilità, materia, visto che comunque cioè, nel senso, tutte queste leggi, che siano opprimenti o meno, chi se ne frega, servono comunque per tutelare un flusso, sì, di soldi, sì, che sì, è necessario, esatto, cioè, sì, siamo, cioè è davvero così facile dire prendo 100.000 euro e li sposto da qua a un'altra parte? Sì, aggiungerei anche un'altra cosa, effettivamente Emanuele, il ragazzo di ieri, ma in realtà non lui, più persone ci hanno sempre un po' sottolineato come patissero questi meccanismi anche piuttosto radicati, no, nella nostra esperienza di gestione dei flussi economici. Noi ci siamo un po' straniti, nel senso che comunque effettivamente questo meccanismo per gestire i flussi economici in realtà ha un senso, no? Certo. Quindi non lo eliminerei del tutto, ecco, personalmente poi non lo so. Non ha solo del cattivo. Non ha solo del cattivo, no, ecco, diteci appunto a che punto siamo arrivati e come effettivamente si sta immaginando di gestire questi flussi che prima o poi verranno regolamentati. Sì, ma allora la legge è indietro, okay, però ci sono diversi passi in avanti. L'unica norma esistente in Italia ci deriva da una normativa UE ed è una definizione di valuta virtuale nell'ambito della normativa sull'antiriciclaggio. Quindi in sostanza, se ci sono movimentazioni di valuta virtuale, bisogna essere conformi alla normativa sull'antiriciclaggio. Quindi okay, identificare il cliente, identificare la fonte del denaro, in sostanza il source of funds, quello che si dice in inglese, e quindi ci sono questi tipi di analisi che devono essere condotte. Okay. Non esistono altre normative ad hoc. Quello che sicuramente sta accadendo è che gli enti regolatori nazionali stanno osservando con grande attenzione, stanno monitorando con grande attenzione questo fenomeno. In particolare c'è la SEC, che è l'ente di regolamentazione dei mercati finanziari statunitense, che è l'equivalente della Consob nostra, che è particolarmente attenta e anche particolarmente severa. Anche la Consob in questi anni ha emesso delle decisioni per andare a colpire alcuni fenomeni di vendita di criptovalute, alcune initial coin offerings. Lì il tema è sempre capire quella che noi stiamo chiamando adesso criptovaluta davvero che cos'è da un punto di vista giuridico, perché una cosa è quando parliamo di Bitcoin, che nasce come sistema di pagamento essenzialmente,
quindi ha una funzione e è stato progettato e nato come funzione di pagamento, okay, quindi sostitutivo dell'euro, del dollaro, eccetera. Poi si può usare anche come investimento, perché se sono convinto che salirà di valore posso anche comprarlo con quel fine, però è nato come per sistema pagare, di pagamento. Quando poi è arrivato Ethereum, che è una delle cosiddette web delle blockchain 2.0, che ha permesso con gli smart contract di dare ulteriori funzioni ai token, quindi non più criptovalute ma parliamo di token, allora bisogna andare a capire con precisione quel token che cosa fa, che cosa permette di fare a chi possiede il token, e così si capisce qual è la natura giuridica, okay, di quel token, perché se le sue funzioni non è di pagamento ma è qualcos'altro, per esempio per usare la piattaforma X bisogna avere 100 token X, quel token non ha una funzione di pagamento, quindi non ha una funzione di valuta, ma un altro tipo di funzione, rientra così nella categoria degli utility token, poi ci sono, okay, i security token, eccetera. Per cui quello che solitamente si fa è fare un'analisi giuridica di che cos'è quel token, in base alle funzioni, il cosiddetto token model, e a quel punto si capisce qual è la normativa che si applica. Perché il fatto che non esista una normativa che dica espressamente criptovaluta non significa che non ci siano norme, perché di norme ce ne sono tantissime, bisogna solo capire quali devono essere applicate. Esatto. Certo. E un'altra cosa che mi viene da curiosare, no? In questo senso, perché davvero per noi è curiosare continuamente in questo mondo. Un'altra delle critiche che vengono mosse alla società corrente, diciamo, è quella di avere la possibilità di stampare, cioè c'è sempre stata la possibilità di stampare nuova moneta, quindi mettere nuova moneta svalutando quella corrente, quindi in realtà creando una sorta di meccanismo, di gatto che si morde la coda, di bolla finanziaria, semplificando veramente alla grande. Però in effetti minare le criptovalute non è effettivamente proprio immettere nel mercato delle nuove disponibilità, delle nuove valute, della nuova economia, e quindi sì, effettivamente provare a creare, cioè immaginare di creare una nuova bolla dove non è più la zecca che decide o lo Stato che decide di perpetuare una determinata politica economica, ma i tizi nella blockchain. Cioè non so se è chiara la domanda. Sì, allora se posso provare a rispondere. Cavolo. un tema secondo me è con riferimento ad una criptovaluta già esistente, no? Quindi noi sappiamo che l'algoritmo Bitcoin, l'algoritmo Ether funziona in un certo modo, quindi è predeterminato il modo e la quantità, certo, con cui la nuova quantità di Bitcoin o di Ether verrà immessa sul mercato. Quindi è predeterminato. Ma quindi sì, quello l'abbiamo capito ieri e non lo sapevamo, sinceramente, dico la verità. Però ecco, e quindi chi ha immaginato di mettere queste criptovalute, sì, ad esempio Bitcoin, che sì, se non ho capito male sono 21 milioni. Questo è colpa delle esistenti? No, che dovranno entro il 2050. No, sono 210 milioni entro il 2144. Vado a memoria, potrei sbagliarmi. Però quindi diciamo che comunque chi ha deciso che si fermerà l'algoritmo, no? Sì, che, sì. Ecco, con che coscienza secondo voi? Cioè con coscienza ha deciso che quello è il tetto massimo? No, credo di no. Cioè, nel senso, avrà fatto delle sue Satoshi valutazioni di politica economica, okay, avrà ritenuto questo non... E questo non sottolinea una certa fragilità nel sistema, forse anche più critica rispetto al sistema profondamente radicato. Io anche sono, come dire, abbastanza agnostico sulle criptovalute. Secondo me sono una eccezionale innovazione. Mi fa piacere che esistano, ma vanno ovviamente imbrigliate, no? Certo, perché sennò, certo, insomma, effettivamente si prestano ad utilizzi scorretti, però non è un problema della tecnologia, perché la tecnologia è neutra, poi a seconda di come la usiamo. Sì, no? Certo. No, però secondo me almeno è noto il modo con cui verranno create nuove criptovalute, le nuove quantità di Bitcoin. Quindi chi entra nel fenomeno Bitcoin sa quali sono le regole del gioco. Non c'è qualcuno che a un certo punto schiaccia un pulsante e si inventa. Esatto, no? Cioè comunque
è tutto regolato da un algoritmo, regolato dalla matematica, non si può cambiare quello. No, no, ma cioè, ci sono certezze, ecco. Ok, sì. No, quello che a me perplime, ecco, diciamo così, poi do spazio alla chat, intanto solo un'errata a correggere, dicono sono 21 milioni entro il 2140. Grazie mille, grazie mille, mi sono sbagliato. E l'anno 2140 è una stima in realtà, potrebbero finire anche prima. Sì, certo, dipenderà dal mining come va. Il discorso è questo, a me sembra un po' che comunque ogni incoscienza... l'umanità ha sempre cercato di provare a fare, cioè io penso sempre a un esempio tipico di questa cosa che mi diverte sempre molto, che quando hanno sintetizzato il polimero della plastica, no? Non so se lo sapete, in poche parole, per farla di nuovo brevissima, si continuava a fare palle da biliardo e le scacchiere con l'avorio. A un certo punto uno ha detto no, chi sintetizza una nuova molecola in grado di sostituire questo tipo di materiale vincerà un premio di X dollari, parliamo fino a 800 presumo, e ad un certo punto un tizio se n'è arrivato con la plastica e poi è cambiato, si fanno in cellulosa credo, non più in plastica, però effettivamente questa roba, questa invenzione poi ha prodotto dei danni disumani, no? Che era stato fatto per l'ambiente, no? Ecco, allora la domanda è questa: se effettivamente il problema è proprio cercare di immaginare un sistema che sia più alla portata dell'individuo, mi sembra un po' una dinamica un po' demagogica a volte, no? Cioè, mi sembra un po' demagogia spiccia, cioè, ok, ribaltiamo il sistema delle banche eccetera, però poi alla fine immetti un valore anche in euro, poi sì, in realtà un controvalore in euro o in dollari di una valuta che non esisteva prima, quindi in effetti è come se stessi stampando della moneta, creando probabilmente nel futuro una sorta di piccola bolla, boh, non lo so, cioè, così, facciamo fanta futuro. Io ho difficoltà a prevedere, certo, io sono convinto che il fenomeno criptovalute è qui per restare, ha un suo senso, sì, ha una sua voglia. Utilità, certo, tanto che ne sono nate tantissime con funzioni diverse. Certo. Penso per esempio a Ripple, che invece viene usato negli scambi interbancari, okay, no? Penso al fenomeno delle stable coin, cioè quelle criptovalute che essendo legate all'euro-dollaro non soffrono là del problema della volatilità tipica di, certo, Bitcoin, Ether, eccetera. Questo fenomeno del ribaltare tutto quanto il sistema, che è il motivo per cui è nato in realtà, certo, no? Sicuramente più, come dire, utopico, non so se accadrà, francamente ho seri dubbi che ciò accadrà, però comunque un impatto ce l'ha, cioè comunque sta portando, certo, a una sua narrativa, i soggetti istituzionali a cambiare un po' le regole del gioco. Assolutamente. Soprattutto ormai che sono passati poco più di 10 anni ormai, no? Perché il primo Bitcoin è stato minato a gennaio del 2009, certo, ormai siamo arrivati a quasi 13 anni addirittura, no? Certo. Qui, no, ha super senso. Mi ricordo di proprio dei primissimi, i primordi di questo mondo. Mio padre, ho letto di questo, sai quelle cose che bravo, avessi comprato mezzo Bitcoin con Giugia nel 2011. Va bene, figo. Volevi dire qualcosa? Volevo chiedere una cosa. Riallacciandomi a prima, dove appunto 21 milioni entro 2140, comunque quello che è, mm-hmm, è comunque deciso da, quello che ho capito, da un ente privato, cioè, nessuno lo sa in realtà, non è neanche è stato progettato così sin dall'inizio da tale Satoshi Nakamoto, che non possiamo chiamarlo, non si sa chi sia Hideyoshi Nakatani, non si sa chi sia, lui lo ha progettato così, però nel senso, io dico, no, sono un'azienda, produco queste, no, è chiaro che quella è la fragilità, cioè, no? Io produco e vendo un botto. Sì. Perché devo fermare? Cioè, perché quando arriva a 21 milioni, adesso ne metto altri 9 milioni, perché non farlo? Cioè, è come dire che io sono la Nike, ti faccio 100 modelli, mm-hmm, ci sono solo quei 100 al mondo, poi dico, no, vabbè, ma questo... Perché? Cioè, allora, se posso provare ad articolare una mezza risposta per come l'ho percepita, sì, io credo che il sistema funzioni così, cioè, visto che attualmente esiste un controvalore, no, che è la valuta corrente, sì, alla fine se tu ne mini soltanto 21 milioni, cambia solo il valore di quel 21 milioni, quindi tu puoi frazionarlo quanto vuoi. Cioè, nel senso che alla fine non è che tu devi immaginarti 21 milioni di bitcoin, sono poi frazionate. Il problema di questa roba
che è quello che dicevamo ieri, è che però comunque stai comunque continuando ad utilizzare un sistema di riferimento. Sì, un esatto. Buon vecchio SI di fisica, sì, quando sì, eravamo sì, piccoli. C'è un sistema di riferimento, e finché c'è un sistema di riferimento, purtroppo il Bitcoin o comunque la criptovaluta non avrà l'efficacia, immagino, che si spera, no? Che era un po' il vecchio problema dell'oro, ne parlavamo ieri, il vecchio problema dell'oro quando hanno provato a stampare la moneta, a stampare la carta. È che la gente scriveva, sì, qua se vado in banca c'è scritto che mi paghi tot oro. Ho capito, però era sempre l'oro il sistema di riferimento. Quindi in effetti è un po' quello il casino, forse. Sì, il fatto che siano ancora legati i due esatto, sistemi limita. Certo, limita, sì, giusto. Sì, sì. Ma ragazzi, invece, venendo un po' al vostro ambito vero e proprio, le due domande che mi viene da farvi sono, uno, qual è la roba di questo marasma e di questo mondo, qual è l'ambito nel quale fate più consulenza, e poi effettivamente cos'è questo play to earn, giusto, play, sì, sì, non sì, pay to earn, no, direi no, che non ha senso, esiste, paga per guadagnare, quello è Antonio, non è un claim così, no. No, direi di no. Play to earn, quindi queste due domande qua, vai. Vabbè, allora faccio io l'introduzione, vai, poi certo. Luigi è il nostro esperto di blockchain con applicata al gaming e quindi fantastico, al play to earn. No, noi ci occupiamo molto di fare analisi giuridica della natura giuridica di token. Ok. E spesso partecipiamo anche alla costruzione del modello, proprio perché magari il cliente ha un certo obiettivo in mente, però magari quell'obiettivo, per come lui lo ha pensato, si scontra con una serie di vincoli, limiti, eccetera. Allora noi facciamo presente quali sono i vincoli, limiti, e proviamo a ragionare insieme per creare una soluzione che superi quel limite, no? Chiaro. E quindi ci capita spesso di partecipare non solo in fase di analisi del progetto, ma anche in fase di creazione del progetto, insomma, se posso metterla in questi termini. Poi vabbè, tutta la redazione della contrattualistica, delle piattaforme, di vari termini e condizioni, no? Per vendere i vari servizi online. E ultimamente stiamo seguendo un po' di progetti che applicano la blockchain al mondo reale, anche progetti di smart contract, quindi prendere un contratto tradizionale e automatizzarlo con la tecnologia blockchain, che personalmente è la cosa che mi affascina di più. Cavolo, cioè, io sono personalmente, forse anche per deformazione professionale, un po' per la mia storia, sono più affascinato dall'utilizzo della tecnologia blockchain che non della criptovaluta. Quindi prendere la tecnologia blockchain e prendere gli smart contract per automatizzare processi e rapporti contrattuali. E quindi seguiamo questi progetti di smart legal contract, quindi prendere un contratto tradizionale e, ove possibile, automatizzarlo con smart contract, quindi lavoriamo con informatici e con cui riusciamo a dialogare, perché questo è un grande scoglio, no? Riuscire a far parlare due mondi che sono molto distanti, diritto e informatica. Ecco, noi cerchiamo di colmare questo vuoto, questa difficoltà. Quindi quello è un filone. L'altro filone l'ho già menzionato, che è l'analisi giuridica delle piattaforme del token. E alcuni progetti più recenti invece riguardano l'applicazione di NFT, quindi non fungible token, settore musica, arte e videogiochi. Quindi adesso magari Luigi, se vuoi dire tu qualcosa. Sì, vi parlo del play to earn. Ma io farei questa premessa. L'industria dei videogiochi, come sicuramente sapete, è quella che in questo momento fa i numeri maggiori, cioè il fatturato generato da questa industria è incredibile, supera largamente gli incassi del cinema, del mondo della musica. Non ho dati qui alla mano, ma insomma, se andate a vedere i dati di fatturato sono allucinanti. Ogni volta che viene lanciato magari il nuovo blockbuster di turno, viene detto che supera magari la controparte cinematografica, cioè il colossal cinematografico di riferimento in quel momento. E questa è una cosa che già accade da tanto tempo. Ricordo per esempio che nel 2004, quando venne lanciato Halo 2, famoso FPS, si disse che nel suo primo weekend di incassi fece numeri superiori al film Spider-Man di Sam Raimi. Mamma mia. Quindi è una cosa che
i colossal videoludici, no? Che scalzano i colossal di altre industrie, è una cosa che prende piede. Allora, nel momento in cui c'è un'industria che genera così tanto fatturato, ci va ad abbinare un altro meccanismo sulla cresta dell'onda come blockchain ed NFT, si aprono nuove possibilità di business. E il videogioco, diciamo, negli ultimi anni, per non implodere e continuare a restare sulla cresta dell'onda, ha cercato nuovi modi di reinventarsi e di restare un po' sul pezzo. Giochi servizio, giochi pieni di microtransazioni, giochi con le cosiddette casse premio, e anche lì si scomodano degli aspetti legali, perché queste casse premio, se il contenuto non è predeterminabile, si avvicinano al gioco d'azzardo, no? Ok, sai che non so cosa siano, non so tu, ma le casse premio non... noi non siamo grandi videogiocatori, zero, quindi proprio parla, cioè come se non sapessimo nulla. Questa settimana noi quindi impariamo un sacco, esatto. Sì, sì, vi racconto questo antecedente perché secondo me è interessante, rende l'idea di come il videogioco, per cercare di aumentare le possibilità di monetizzazione, vada ad implementare altri meccanismi. Se nel 2004 bastava fare il grande Colossal e fare tante vendite per monetizzare, oggi magari non è più sufficiente, perché vuoi fare Colossal sempre più Colossal e ti serve continuare a monetizzarlo nel tempo, e quindi vengono implementate altre logiche per continuare a monetizzarlo oltre la vendita della singola copia. Per esempio, il discorso delle casse premio si inserisce in questo contesto. Le casse premio banalmente possono essere dei pacchetti, chiamiamoli così, in cui trovi, che so, oggetti unici, punti esperienze, eccetera. Il problema è che se tu non sai a priori che cosa conterrà la cassa premio e la stai acquistando senza conoscerne il contenuto, che sarà randomico, diventa un po' come il gioco d'azzardo. Scatta la ludopatia. Io ho speso un sacco di soldi a Golf Club del telefono, esattamente così. Con questa logica. Sì, sì, certo, comprando casse. No, che poi, come si chiama? Battle, vabbè, non mi ricordo. Ok, scusa. No, figurati. Stavo pensando a quanto mi sono fatto fregare. E sono usciti provvedimenti dalle autorità, no? Che dovranno consumatori, cavolo, mercato, o addirittura sentenze. L'ultimo caso che fece molto discutere fu Star Wars Battlefront, mi pare Star Wars Battlefront 2, pubblicato dall'Electronic Arts. Fece molto discutere. Ti racconto questo semplicemente per dire nuovi meccanismi di monetizzazione per rendere il videogioco più vendibile. Qui che si inserisce blockchain e la possibilità offerta dagli NFTs. Come vengono infilate queste cose? Ma innanzitutto, premessa, cos'è l'NFT? È un token non fungibile, quindi la dico male per semplificare il concetto, tutto sommato può essere visto come un certificato digitale di unicità del pezzo. Questo meccanismo diventa molto interessante se tu lo vai a legare a degli asset che esistono nel videogioco. Racconto, se vogliamo, quello che è un po' il precursore del modello play to earn. Non si può definire play to earn perché non ci sono meccaniche di gioca per vincere, però ha fatto un po' di apripista. Voi avete presente, ma sì, avete più o meno la metà, dovreste averlo presente, il... esisteva ai tempi il Tamagotchi. Certo, voglio, voglio. Quell'oggettino con cui tu, no? Elettronico, certo. Giocattolino di intrattenimento digitale con cui avevi la creatura, la facevi crescere, davi da mangiare, quella poi magari o campava bene o schiattava, esatto. Certo. Un caso stato... mediatico devastante, tra l'altro, mi ricordo quando eravamo piccoli, è stato... Esatto, c'è stata un'app basata su NFTs che ha avuto moltissimo successo. Stiamo parlando di CryptoKitties, dove sostanzialmente ogni NFT, sì sì, Kitty sta proprio ad indicare quello, i gattini, esatto, ogni NFT rappresentava un gattino. In questo modo, se ad una creaturina digitale ci vado ad abbinare un NFT, è come se quella creatura fosse un pezzo unico, e tu è unica, certo. Esiste quella e non ce ne sarà un'altra uguale, da un punto di vista digitale quantomeno, certo. E quindi lì è scattata la prima ondata di delirio per questi NFT associati ad... Io sostituirei i due gatti con due NFT. Non li spengo quando voglio. No, vabbè, Luigi, scusa, non ti voglio interrompere, prego. Sono gasatissimo, però una domanda che mi è balenata. Vado io? Vai, sono curioso. Scusate, vai. Una cosa che mi interessa tantissimo, ma i genitori? No, perché io la vivo in funzione da futuro genitore. Che in effetti mi immagino siano totalmente, non lo so, al di fuori di queste dinamiche. Da noi giù. Cioè, immagino giù. Veramente uno che ha dei bambini che giocano ai videogame, quindi 8-10 anni, ha più o meno dai 40 in su, o almeno per quello che è lo storico attuale, poi magari c'è anche qualcuno che li fa prima, però più o meno, e a meno che non abbiano la fortuna di avere te come papà, però come fai a comprendere
se tuo figlio sta spendendo dei soldi, sta interagendo con un tipo, cioè vi capita di avere dei genitori che arrivano a chiedervi una consulenza su quello che stanno facendo i figli sui videogame? Cioè, scusate la domanda, è un po' banale, però è controllabile questa cosa, cioè, come dicevo, no, però domani sarò preoccupato per i miei figli. Cavolo, no, esatto, no, cioè questa che devo fare già si può. Io sono problema. Padre, infatti, ok, bene. Però Raffaele, tu magari sei sai, conosci. No, io per esempio io uso Stadia, no? Che è la piattaforma di videogiochi in streaming di Google. Ok, che noi non conoscevamo. E ho il mio profilo, ok. E poi ho attivato il profilo famiglia e ho agganciato i profili delle mie bimbe. Ah, no? Okay, ok. E io quindi controllo. Controlli che cosa facciano. Esatto, quindi perché ho comunque impostato i filtri, no? In modo tale da. Certo. Ma perché i giochi, stiamo parlando tanto di, da quello che poi vedo in generale qua dentro con i ragazzi che giocano, stiamo parlando tanto di giochi online, quindi in sì, cui tu effettivamente interagisci con altre con persone. Sì, giusto? Sì, volendo anche. Sì. Volendo. E addirittura so di giochi, parlando della parte del appunto play to earn, insomma sul mondo che ci sono giochi come il nuovo Pro Evolution Soccer, il nuovo ISPRO, non so come volete chiamarlo, che effettivamente sono gratis e poi tu paghi all'interno della piattaforma. Certo. Ecco, i genitori, quel a parte di Raffaele, che trovare effettivamente nuovi modi per monetizzare. Magari ti do l'accesso gratuito in cosiddetto free to play, poi monetizzo su altre cose che compri dal marketplace del gioco. Esatto. Beh, veramente io ho avuto a che fare con una mamma da poco che mi ha raccontato di questi, per lavoro, mi ha raccontato di questi, dei suoi figli, che effettivamente, soprattutto uno dei due, è proprio completamente risucchiato dal mondo del gaming. Quindi quello è pericoloso. Certo. Cavolo. Beh, capisco il fascino, Cioè, sì, oggettivamente io capisco il fascino e mi rendo conto, avete detto una cosa interessante, Luigi, prima hai detto una cosa molto interessante. E in chat dicono anche, per avere un riferimento al 2019, il cinema ha avuto un fatturato di 100 miliardi, solo nel 2020 il fatturato del mondo dei videogiochi è circa 160 miliardi. Ringraziamo per i numeri, grazie. La cosa interessante è proprio questa, immaginarsi come, anche proprio da un punto di vista prettamente narrativo, quanto il mondo del gaming può essere un tipo di contenuto a 360 gradi, che racchiude musica spesso di grande livello, certo, arte digitale, che è un altro mondo, che insomma sabato facciamo una mostra qua appunto di quello. E anche tutta la parte social, ma anche la parte autorale, cioè pensa alla scrittura di quel mondo lì, è una roba fighissima. Sì, sì. Quindi, sì, sì. E soprattutto anche questo plus dell'interattività, cioè sei tu che porti avanti il gioco, no? Questo mi piace particolarmente. Poi, senza magari voler anticipare un tema, perché logicamente viene dopo, c'è tutto il tema del metaverse, no? Perché poi alla fine, certo. Stiamo andando là, in no? quella direzione, esatto. Certo. E comunque, scusa questo. No, ci mancherebbe. Essendo mi piace divagare. No, guarda, purtroppo è talmente un mondo sconfinato, interessante, sì, parlare con voi, e poi ti stimola anche a chiedere un sacco di cose. Quindi non volevo interromperti, Luigi. Vai, scusa, continua. No, perché è stato curiosissimo. Ripeto, è stato molto interessante. Ma sì, successo di CryptoKitties, il passo successivo è stato pensare a logiche per far guadagnare i giocatori giocando. In realtà era un qualcosa che indirettamente già si faceva con CryptoKitties, nel senso che io prendevo la creaturina, la facevo crescere, poi la vendevo, la scambiavo, okay. No? Quindi guadagnavo dal solo scambio. Poi si è pensato allo step successivo. Uso un esempio. Immaginiamo che sto giocando a Grand Theft Auto, GTA, no? E in gioco tu, a un qualsiasi RPG, The Witcher, piuttosto che un Final Fantasy, no? Completi le tue missioni, vieni ricompensato con la valuta del gioco, okay. Del mondo di gioco. E se quella valuta fosse un fungible token, quindi in questo caso un token fungibile, che tu poi puoi scambiare e utilizzare per effettuare altre farlo uscire dal gioco. Esatto. E farlo uscire dal gioco. La memoria che io del gioco, appunto, è il disco. È chiuso. Che moriva lì. Sì. Cioè, l'unica cosa che potevo perdere, perdevo tempo. Esatto. Sì. Cioè, non potevo comprare, fare. Invece adesso collegando il gioco su internet, tu puoi. E poi finché una valuta che puoi spendere solo nel mondo di gioco, esatto, non è interessante. Ma nel momento in cui quella valuta la posso scambiare su un exchange, esatto, la scambio su un exchange in altra valuta, allora per me diventa guadagno reale. Ed è qui che si inserisce il play to earn.
Ed è un fenomeno molto interessante, non solo per come va ad evolvere il videogioco, ma anche per come va ad impattare sulle dinamiche sociali. Perché se è vero che uno dei rischi è il giovane che rincretinisce in maniera compulsiva, dall'altro lato in alcuni paesi, in particolare del terzo mondo, diventa uno strumento per dare a giovani la possibilità di realizzare un vero e proprio stipendio full time. Certo. Anzi, magari anche superiore a quanto guadagnerebbe facendo il lavoro di turno nel proprio paese. Particolare. Sì, ma se, infatti non è un caso che credo il primo videogioco con il modello Play to Earn, che è Axie Infinity, se non il primo, comunque il primo a essere diventato veramente famoso. Ok, di cui abbiamo anche il video, tra l'altro. Poi dopo sì. Vogliamo farlo scorrere sotto o vogliamo vederlo dopo? Dai, facciamolo scorrere sotto mentre Raffaele parla. Sì. Certo. Non è un caso che questo videogioco sia stato sviluppato innanzitutto in Vietnam. Ok. E soprattutto che sia estremamente diffuso nei paesi del sud-est asiatico. Malesia, Filippine. Ma ci sono migliaia e migliaia di videogiocatori. Sono spesso adolescenti che con questo meccanismo del play to earn, quindi ho la mia creaturina, la faccio crescere, la faccio diventare più forte, la vendo sul marketplace interno. Certo. Del gioco, guadagno il token fungibile che è la moneta interna di gioco, cioè quindi con questi flussi, con questi digital assets che possono vendere, riescono magari anche a ottenere al mese $2,000. Lì lo stipendio medio è $1,000, cioè certo, ma ecco, quindi comunque poi è scambiabile in valuta, è perché nel momento in cui tu esci dal gioco, sì, vai su un exchange, lo scambi per esempio in Ether, poi tu l'Ether lo scambi in euro. Certo. O in dollari. Sì, sì, no, stavo cercando di capire. Cioè, immaginavo fosse che ne so, tu hai le monete che valgono su tutti i giochi della Konami. Beh, perché sono veramente sì, terzo mondo culturale. In ma perché non è legato a un token blockchain, capito? Cioè, il salto tecnologico è che quella valuta o quella creatura o quell'edificio è un token che certo. Su una blockchain e che può essere scambiato al di fuori del mondo di gioco. Chiaro, chiaro. Io mi ricordo anche il primo periodo di World of Warcraft, mi è capitato di avere degli amici che giocavano e io mi ero inserito però in quei server, quelli privati, credo, insomma quelli gratis. E però mi ricordo che effettivamente, ricordo Daniele, che loro già ai tempi, comunque passati 10 anni, anche di più, 10-12 anni, effettivamente guadagnavano in qualche modo, cioè poi pochissimo loro, però spendevano. Alcuni vendevano i propri account col personaggio già livellato. Qui non ho bisogno di fare questo messaggio sul mercato nero grigio a seconda di come lo si voglia qualificare. Perché teoricamente contrattualmente era vietato. Esatto, contrattualmente era vietato. No? Questo io qui direttamente prendo la mia creatura, la faccio livellare, come si suole dire in gergo. E poi c'è un gergo, meccanismo e di... poi c'è il marketplace per è già tassata questa cosa. Cioè nel senso, dal punto di vista fiscale non esiste, mi risulta che ci sono tutte queste realtà che comunque pazzesco, io il tempo che ci metto a imparare a fare queste cose faccio prima a pagare tasse. Sì, non è il caso, però ci sono, cioè, tutte queste robe che dicevi appunto di prima, di tutta la Bitcoin eccetera eccetera, questo c'è un sacco di realtà che vanno poi a eludere. Sì, cioè quasi il sistema di tasse in un sistema, cioè se questi appunto adolescenti riescono a guadagnare su un sistema economico che è totalmente diverso rispetto al sistema economico del loro paese, cioè se sì. Cioè non c'è più un paniere, c'è un paniere a livello internazionale. Certo. Perché tu hai 2000 su tutto il mondo, 2000 a New York, non sono 2000 in Vietnam. È un buon modo per ridistribuire anche la ricchezza, sì, comunque. Sì, cioè, possiamo dirlo, cioè, sì. No? Però tra paesi più ricchi e poveri. A questo punto qua però il livello di tassazione dovrebbe essere, non dico mondiale, però dovrebbe essere una roba che vale un po' per tutti. Cioè se il guadagno è uguale per la possibilità di guadagno uguale per tutti, anche il tipo di tassazione. Beh, sì. Se non lo va a giocare alle Maldive, cioè. Però è quello che fanno anche le imprese, in realtà. Sì, le dislocano le lo shopping fiscale è una cosa che esiste, esatto. Abitualmente fatta. Esiste, cioè, così come anche la concorrenza fiscale tra stati è una cosa che viene fatta. Ah, no? Sì, ci sono stati che sono più attrattivi proprio dove perché abbassano le tasse. La mia... certo, però su queste cose, cioè su questo tipo di logiche dove tu comunque hai un account che non è cioè io non ho l'azienda qua, cioè il mio account io sono sul mio computer, che posso aprirlo qua, posso aprirlo a Hong Kong, posso aprirlo in Svizzera. Come faccio io a controllare, cioè chiedo, magari non, tu mi stai dicendo. Beh, non se tu sei un videogiocatore, presumo che vai a vivere in un altro posto. Cioè, se tu hai la residenza a Torino e guadagno, c'è altro. Ma qui il tema è se questi guadagni sono di natura professionale o no.
se è professionale, allora dovrei avere la partita IVA, dovrei avere un codice coerente con quell'attività, fare la mia dichiarazione dei redditi e pagare le tasse. Questi hanno allevamenti di gatti interattivi esatto. E vendono questi gatti, cioè, però... Mirko, tu so che hai una domanda, volevi dire qualcosa? Sì. Non hai il microfono? No. Va bene, non importa, vieni. Perché no? Ce l'hai là, vai da Garella. Giustamente si Mirko, Mirko questo mondo delle criptovalute allora, ti massacra. Vai. Sinceramente sono un po' ignorante in materia. È fin qua Mirko, girati verso la camera. Come tutti noi a parte loro due. Siccome adesso si vuole sempre limitare di più la circolazione della moneta, della carta moneta... Calma Mirko, molta calma. Non molta sai calma, che Antonio patisce queste cose. Con molta calma. Volevo sapere se magari fra 30-40 anni le criptovalute potranno sostituire totalmente l'euro. Okay. Sì. Secondo voi? Allora, è un esercizio molto difficile, diciamo, di previsione. Quello che posso dirti però è che ci sono diversi studi per emettere delle criptovalute di Stato. Ci sono già degli studi per creare l'euro digitale, che sarebbe legato ad una criptovaluta. Ok. Ci sono state anche altre banche nel Centro America che hanno già studiato di emettere... La Cina credo che l'abbia già fatto, la banca centrale cinese. Per cui è possibile che in un futuro la blockchain sarà utilizzata come registro per i trasferimenti al posto delle banche dati che vengono utilizzate in questo momento, e che ci sarà una versione cripto dell'euro, del dollaro, dell'RMB, eccetera, eccetera, eccetera. Io invece ho un'altra domanda che, sempre tornando sulla blockchain, Luigi. Allora, da quello che abbiamo capito, in modo veramente estremamente... cioè io almeno personalmente l'ho capito molto male, e non ho ben chiaro l'idea di cosa questa tecnologia possa effettivamente, quali sono gli apporti, cosa può generare questa tecnologia. Quello che ho capito appunto è che è una tecnologia. Certo. Fin qua ci siamo, ok. E sono una catena di computer che si accodano l'uno all'altro, cioè ve lo sto chiedendo perché non ne ho idea, per validare un determinato sistema, è questo il concetto, cioè nel senso, ditemi qualcosa vi prego, non riesco a comprendere. Va bene, provo io. Vai. È chiaro che non è una risposta tecnicamente corretta, perché non sono un informatico, comunque un avvocato, però tu devi immaginare, ci sono tanti computer collegati in rete, okay. Quindi classico sistema peer-to-peer, okay. E affinché un'informazione, un dato, affinché un dato venga scritto sulla blockchain, che diventa la nostra banca dati, la maggioranza di questi computer deve essere d'accordo. Ah, okay? Quindi non tutti. La maggioranza. Ok. La maggioranza. Okay. Che è il principio è il meccanismo di consenso. Tutte le blockchain devono avere, hanno un meccanismo di consenso, che è un algoritmo, no? Ok. Ci può essere il proof of work di Bitcoin, il proof of stake. Ci sono diversi tipi di meccanismo di consenso. Cioè ci sono diverse modalità matematiche, algoritmiche, affinché la maggioranza dei computer, chiamati nodi, converga sul ritenere quel dato corretto. Ok. Chiaro. Questo che cosa comporta? Che una volta che il dato è scritto, non lo si può togliere più. Okay. A meno che, di nuovo, la maggioranza di questi nodi sia d'accordo nel dire no, quel dato siamo sbagliati, dobbiamo cancellarlo. E la domanda, banalizzando... Ed è il concetto, scusa, se è questo, certo. Ed è il concetto che viene spesso attribuito, la caratteristica che viene spesso attribuita alla blockchain, che è quello dell'immutabilità. Okay. Ok. Del dato scritto. Ma ecco, appunto, a proposito di questo, allora, facciamo finta che ci sia il token, quindi il gattino, il kitty. Sì. E passa di proprietà. Sì. Allora, cosa vuol dire? Che io, cioè, facevo finta... Sì. Le blockchain, intanto, là, qual è? C'è una blockchain per quel... Allora, ogni app è costruita su una blockchain specifica. Okay. Per esempio, CryptoKitties sarà su Ethereum. Sì, infatti... E anche Axie Infinity. Okay. E aveva anche crashato Ethereum, credo che sia stata l'unica volta in cui ha crashato. Quindi Ethereum. Il concetto è che tu stai effettuando il trasferimento via blockchain, poi tu utente materialmente hai un trasferimento dal tuo portafoglio elettronico, wallet si chiama in gergo, del token
cioè hai un passaggio del token, quindi in questo caso se il token rappresenta il gattino, trasferisci il gattino da un portafoglio elettronico all'altro. Se trasferisci l'Axie, trasferirai l'Axie da un portafoglio elettronico all'altro. L'Axie sarebbe la creaturina del gioco, okay. Axie, sì, sì, sì. Axie Infinity. Okay. Oppure le terre in The Sandbox. E scusate, e quindi la blockchain però deve essere d'accordo con questo, passaggio di proprietà? Nel momento in cui io dovessi dare il comando di trasferire un mio NFT a te, a quel punto entrerebbe in gioco il meccanismo di consenso che guarderà questa transazione e se la riterrà corretta, se il 51% la riterrà corretta, darà l'ok e questo trasferimento verrà registrato sulla blockchain. E a quel punto io non avrò più quell'NFT nel mio wallet, ma ce l'avrai tu. È chiaro. Quello che forse è importante sottolineare è che è una validazione informatica. Sì, certo, è puro algoritmo, sì, non ci sono persone che guardano, dicono sì. Ah, ecco, questo è interessante. Stavo già per chiedervi una cosa che infatti, ho eliminato la mia domanda. Diciamo, no? Gli entusiasti del mondo blockchain è proprio questo che vanno a valorizzare, il valore della disintermediazione, quindi cioè tagliare fuori. Non lo è perché non c'è un processo decisionale, certo, non c'è un'evoluzione, okay. Ma c'è comunque una base algoritmica che risponde a delle logiche. È la certezza della matematica, ecco, esatto, diciamo, okay. Quelli un po' più bravi di me dicono è la certezza della matematica. Ma facendo Fantalupin, mi piace provare la porcata italiana. Vai. Figure se non deve speculare, figurate. Ci hanno già provato e non ci sono riusciti. Benissimo. Ancora non è arrivato Lupin. Non so come funzionava sto gioco. Questo sa, ma la pena andare su Start Windows. Mi ammalo io. Vai, sentiamo. Ho finito campione d'oro di Prato Fiorito. Non ho paura di niente. No, volevo chiedervi. Ponendo che ci sono 100 computer, sì. Ok? Che quindi se 51 computer dicono ok, sì. Si fa. Sì. Io sono Elon Musk, scopro che al mondo ci sono 100.000 computer e dico io adesso ne compro 200.000. Sì. Sì, sì. Quindi prendo io la maggioranza e faccio uno spostamento di soldi della Madonna. Cioè sì. Sposto 5 milioni di euro in F... Compro 100.000 computer, 5 milioni di euro, sì. Esuliabili. Però faccio un sballo, chiaro. Le cose che si può fare. Chiaro. Teoricamente sì. Ok. Hai già fatto... Mi mancano solo 100.000 computer. Esatto. È la difficoltà pratica. Esatto, in pratica no. O meglio, dipende dalla blockchain. Per esempio, Bitcoin è composto da 10.000 nodi. Ok. Ethereum da 8.000 nodi, dati a qualche mese fa. Cioè, teoricamente, per manipolare la blockchain Bitcoin dovresti prendere il controllo di più di 5.000 nodi. Ah, perché tu non puoi inserirti, puoi solo prendere quelli che già ci sono. Sì, tu puoi inserirti. Ah, okay. A quel punto aumenta il numero di nodi, e quindi aumenta ulteriormente il numero di nodi che tu devi avere per avere il 51%, no? Perché se certo. Il totale di nodi aumenta, anche la percentuale aumenta. Il numero, cioè il valore assoluto della percentuale aumenta. Se tu metti 11.000 nodi, però, in più sono 21. Qual è? Che se lo fai una volta, nessuno avrà più fiducia nella blockchain Bitcoin, tutti usciranno e tutti quei Bitcoin che tu hai non varrebbero più niente, certo. Perché nessuno li riconoscerebbe più. Tutto questo si lega ad una serie di altri principi che fanno capo alla teoria dei giochi, che è una teoria di economia, che è uno dei principi fondamentali su cui si basa il funzionamento della blockchain. Certo. Chiaro. Spero di aver risposto. Sì, sì, la teoria dei giochi, tra l'altro, ho ben chiaro. No, fighissimo. Mi sono reso povero anche sta puntata. Quindi diciamo che c'è un doppio sistema di validazione di questa dinamica, che è quella umana comunque, cioè gli esseri umani decidono se quella valuta ha un valore. Gli utenti siamo noi, no? Certo, se in quello strumento non vediamo più un valore, smetteremo di usarlo. Che roba, ragazzi, pazzesco. Avevamo ancora un video su Sandbox, se non sbaglio. Abbiamo ancora tempo per sviscerare. Sì, dai, riusciamo a sviscerare ancora. Avete voglia? Vai. Ma sì, certo, volentieri. Ma allora, vai, Sandbox. Sandbox è un'altra applicazione play to earn, un altro videogioco. E come potete vedere, si basa sulla riproduzione di un mondo virtuale. E questo ci porta a parlare del concetto di metaverso, nel senso che Axie può sembrare un gioco più limitato in cui acquisti creature, le fai combattere tra di loro, ci sono dinamiche da roleplay, ma finisce qui. Altri giochi stanno andando proprio verso il mondo simulato, dove nel caso di The Sandbox acquisti terre.
Okay, e inizi a costruire la tua economia simulata su quelle terre. E occhio, le terre le hanno già vendute tutte in pochissimo tempo. Già tutto e sono tutte NFT. Sandbox è quello dove hanno creato quella biblioteca virtuale, no? Quello è Minecraft. Minecraft, ok, ok. Dicevo vissuto l'Egivale. No, 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 niente. E qui la particolarità è che ogni terra appunto è rappresentata da un NFT, quindi c'è di nuovo quel discorso dell'unicità, ma poi ci sono altri meccanismi che sono quelli delle logiche di simulazione economica che tu vai a fare in questo mondo di gioco. È un tratto comune a tutti i giochi play to earn. Come dicevamo, le terre o gli Axi, tornando ad Axi, sono degli NFT, ma poi sotto ci sono delle altre valute che sono un fungible token usato come valuta di gioco, quindi la moneta di gioco con cui tu fai le operazioni, e poi c'è un'altra valuta di solito, anche quello un fungible token, che è un po' più particolare, è come se fosse la valuta del sistema, ed è lì che vengono in gioco i rischi maggiori. Di solito cosa si dice? Vuoi entrare in un gioco play to earn, devi acquistare degli asset, che sono gli NFT per giocare. Questi asset di solito li acquisti con una, con quel fungible token di cui ti stavo dicendo, che ha una serie di caratteristiche. Lo usi come mezzo di pagamento per comprare gli NFT, ma lo puoi usare anche per meccanismi di staking, si dice, e di governance. Staking che cosa significa? Significa che io blocco i miei token, li deposito sostanzialmente per dare, aggiungere liquidità al sistema. Liquidità che poi significa che io società con quei token ho liquidità e posso fare operazioni, e tu in cambio a un certo punto avrai delle ricompense, dei reward. Capisci che se il ritorno economico è puramente passivo, tu di fatto non stai più offrendo dei semplici token per giocare, stai offrendo qualcosa di molto vicino ad un prodotto finanziario, perché io ti do, diventa uno strumento di investimento alla fine, no? Eh certo, certo. Prendo, blocco deposito, token un ritorno per guadagnare qualcosa, diventa un guadagno passivo e può essere considerato un prodotto di investimento. Diverso è se la funzione di staking l'associ ad un qualcosa di attivo. Per esempio, sì, attieni le ricompense se fai staking, ma per esempio non è sufficiente la passività, devi anche magari giocare al gioco, che è quello che scrive Axie nel suo Axie Infinity, nel proprio white paper. Cioè si dice sì, staking, ma comunque in abbinato ad un qualcosa di attivo, cioè tu comunque giochi. Oppure lo staking ti abilita dei privilegi, no? Cioè se metti X token in staking puoi fare qualcosa in più che magari altri non possono fare. Allora lì, insomma, sono logiche diverse. E poi c'è il meccanismo di governance. Che... Cioè... Prego. Vai tu. Ok, consente al giocatore di interagire con la società esprimendo dei voti, sostanzialmente. Ah, cavolo. Proprio Black Mirror. Serve un po' per tenere unita la community, certo, e certo. Quindi dire, noi, società che abbiamo sviluppato il videogioco, comunque teniamo in considerazione il vostro punto di vista, community, diteci che cosa vi piace di più, no? Anche è chiaro che non bisogna eccedere. Anche infatti qui scatta la domanda: che cosa ti sto dando davvero? Dei diritti di voto, certo, che sono quelli che potrebbe avere un azionista, e allora, no, nell'assemblea dei soci? Abbiamo di nuovo un problema, no? Il token diventerebbe uno strumento finanziario. Ok. No? O ti sto dando semplicemente uno strumento per dare feedback, scegliere quale feature del gioco vorresti vedere sviluppata prima, no? Un'interazione più diretta, più ravvicinata con la propria community di utenti, volta a migliorare il prodotto, a soddisfare le richieste. Quindi c'è una linea di confine molto sottile. Beh, certo, che è un po' quello che ci chiedevamo ieri con i token delle squadre, in cui tu puoi... I fan token. Esatto, dove puoi decidere la formazione. Là di nuovo diventi un azionista. Neanche perché gli azionisti non possono decidere la formazione. Esatto, detto che erano tutte robe parallele, tipo magari che maglia scelta, robe che comunque fanno influire. Cioè... Esatto. Ma abbiamo un'ultima domanda, ragazzi. Purtroppo è stato bellissimo, ve lo dico, è stato veramente divertente e incredibile. Io mi sono divertito un sacco. Bene, grazie. Siamo contenti. Siete davvero contenti. Bravissimi. No, beh, guarda come rovino tutto con l'ultima domanda. No, sì, ovvio, sempre così. No, cerco di farla breve. Effettivamente questo probabilmente... Questa narrazione così interessante di questo mondo che effettivamente ci sta cascando addosso, sì, volente o nolente, forse a questo punto avanza una domanda che è più filosofica che tecnologica, no? Cioè effettivamente come io, guardando delle persone che modulano la realtà, quindi comprano una terra e poi costruiscono, si cambiano loro, quindi il concetto di metaverso, poi banalizzando,
E questo effettivamente è molto affascinante. Dall'altra parte depotenzia un po' la realtà e deindividualizza da un punto di vista sociologico un po' la persona, forse, almeno questo è il rischio, no? Che uno non riesca più a, no, a immaginare, cioè se quello addirittura diventa un modo per guadagnare. Sì. Scusate, la domanda, ecco, l'ho concretizzato. Vai, adesso. Vai. Voi date un servizio molto utile alla comunità, nel senso che fate assistenza legale, indubbiamente, e concreta. Chi costruisce case, bene o male, la gente ci va a vivere dentro. Insomma, tu fai fisioterapista, Antonio, la gente la rimetti a posto, ok. E quindi è un servizio per la comunità e che ti fa guadagnare dei soldi che però si traducono in un qualcosa di concreto. I soldi che tu guadagni qua sono un po' smaterializzati da un punto di vista di quello che tu effettivamente offri, se non l'intrattenimento, il mero intrattenimento, che poi dopo un po' però crolla, come, no? Mi sembra un po' costruito sulla sabbia. Che ne dite? Ha un senso immaginarsi un rischio filosofico, sociologico in questo senso? Ma... probabilmente sì, non penso di essere qualificato a sufficienza. È un gioco. Però è intrattenimento. La gente vuole intrattenimento, sì. E allora è utile, certo. Quel punto di vista. Il tema, secondo me, è sempre un utilizzo corretto di tutto questo, perché anche passare tutto il tempo a guardare film su Netflix non va bene, no? Cioè, bisogna avere capacità di fermarsi a un certo punto. Certo. Se secondo me rientriamo comunque all'interno di guardare film tutti i giorni, giocare a videogioco troppo, ecco. E che alla fine siamo lì dentro. Alla fine però, cioè, quello che mi viene da dire, sì, se io guardo un film su Netflix, sì, in realtà sto perdendo del tempo, esattamente come se guardo qualcuno giocare. E sto perdendo del tempo, cioè quello è l'intrattenimento che qualcuno mi offre, ma qua sì, si sta parlando, cioè sai, per fare si sta parlando di chi fa il film, e chi fa il film in realtà poi è difficile fare un film, no? No, certo, certo. Ecco, invece chi offre intrattenimento, che però deriva da un meccanismo da di guadagno fino a se stesso, se un vogliamo, meccanismo no? Un po' fino a se stesso, non lo so, è interessante, è stranamente... Ma guarda, è molto interessante, no, ti vorrei rispondere prima sia da legale e poi da fruitore. Vai, certo. Dal punto di vista legale, se dovessi quindi rapportarmi a chi fa questo business, direi dipende un po' da rischi e obiettivi di guadagno che insegui. E la risposta potrebbe essere abbastanza diversa. Ci sono quelli che stanno saltando su questo carrozzone e hanno aperto le porte al mondo NFT. In queste ultime settimane ci sono stati un sacco di annunci da parte di tutti i principali player di questa industria. E quindi, per esempio, l'Epic Store, lo store di Epic, la casa di Fortnite, ha detto sì, benvenuti, in risposta a Steam, che invece ha detto, lo store di Valve, il più diffuso tra l'altro nel mondo PC, ha detto no, noi non accettiamo sul nostro store giochi basati sulla tecnologia blockchain ed NFT. Quindi effettivamente c'è chi sta prendendo posizione. Certo. Phil Spencer di Microsoft in questo momento ha manifestato pubblicamente contrarietà, non con un comunicato ufficiale con i terms and conditions della piattaforma, ma ha espresso in anticipo quella che è la loro politica. Okay. Quindi c'è già una prima divisione, lato imprenditoriale. Da fruitore ti dico, io in questo momento, siccome vivo il videogioco anche come una forma d'arte, sono interessato alle invenzioni di game design, che un game designer va, no? A concepire, attualizzare, al contenuto artistico, musicale, piuttosto che narrativo del videogioco. Un videogioco che è solo meccanismo di guadagno, a me personalmente come fruitore non interessa. Okay. Può interessarmi se c'è, passa il termine, sostanza dietro. Chiarissimo, chiarissimo. Ragazzi, io direi che purtroppo siamo arrivati alla fine. Bellissimo. Dire qualcosa. No, è vero, 400 domande, ma. Sì, davvero. Cioè, qua fino alle 5 pomeriggio. Mi sa che è scaduto il tempo, però se avete piacere. A parte che, ospiti. Esatto, quando vorrete. Grazie. Sempre benvenuti. È stato veramente figo. Una settimana, ragazzi, sta diventando ricca e super, super interessante. Fede. Speriamo di diventare anche noi ricchi. Ma guarda, io ormai non mi interessa più. Io sono. Va bene, ragazzi, grazie ancora di cuore. Grazie a voi. Grazie. Ci vediamo alla prossima. Se volete venire sabato, se volete collegarvi, se non ci siete, siete ospiti ovviamente nostri. Grazie. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao Mirko. Ciao a tutto lo staff. Grazie, alla prossima. Ciao. What?